La Lidia Online presenta le preposizioni a, in, da, nello spazio e nel tempo. Le preposizioni sono piccole parole che servono per dare informazioni che completano la frase. Possono essere di spazio, dove, di tempo, quando o altro, come, a chi, di che cosa, perché. Esistono 9 preposizioni. Si chiamano semplici per distinguerle da quelle con l'articolo. Oggi studiamo a, in, da, complementi di luogo e di tempo. Complemento di luogo. Dove sono? Dove sto andando? Da dove vengo? A si usa con 1. Città. A Roma, a Madrid. Mi chiamo Lidia e vivo a Bergamo. 2. Isole piccole. A Capri, a Ischia. Quest'estate andremo a Capri. 3. Punti cardinali. A est, a sud, a ovest, a nord. La Sicilia si trova a sud. 4. Destra, sinistra. A destra, a sinistra. Vai a destra e poi gira a sinistra. 5. Una lista di parole da imparare a memoria. A casa, a scuola, a lezione, a letto, a messa, a teatro. Vado a lezione di italiano. È tardi, vado a letto. Dove andate? Andiamo a teatro. In si usa con 1. Paesi, continenti, regioni. In Italia, in Europa, in Lombardia. Lidia vive in Italia e Vittoria vive in Germania. 2. Parti della casa. In bagno, in cucina. Dov'è la valigia? È in camera. 3. Indirizzi. In via, in piazza. Abito in via Belfiore 11. 4. Parole che finiscono con ia. In farmacia, in libreria. Compro le medicine in farmacia. 5. Parole che finiscono con eca. In biblioteca, in enoteca. Ieri sera siamo andati in discoteca. 6. Articoli indeterminativi. Un, uno, una. Viviamo in una casa molto carina. 7. Una lista di parole da imparare a memoria. In città, in centro, in periferia, in ufficio, in stazione, in aeroporto, in piscina, in vacanza, in chiesa, in albergo, in hotel, in palestra. Da 1. Con il verbo venire e la città indica l'origine. Da dove vieni? Vengo da Bergamo. 2. Con il pronome indica a casa dell'interlocutore. Stasera vengo da te. Stasera vengo a casa tua. Da con il verbo andare indica la destinazione. 1. Con i nomi propri di persona significa a casa di. Stasera vado da Lidia. Vado a casa di Lidia. 2. Con i nomi di famiglia significa a casa di. Andiamo da mio fratello. Andiamo a casa di mio fratello. 3. Con il pronome sostituisce la formula a casa più possessivo. Andiamo da lui significa andiamo a casa sua. Complemento di tempo. Quando? Da quanto tempo? A si usa con 1. I mesi dell'anno. A settembre, a dicembre. Il mio compleanno è a giugno. 2. Feste. A Natale, a Pasqua, a Carnevale. A Natale vado a sciare. 3. Orari. A mezzogiorno, a mezzanotte. Torno a mezzanotte. 4. Pasti. A pranzo, a cena.
A colazione bevo solo un caffè. 5. Età. A 5 anni, a 20 anni. Si è sposata a 18 anni. In si usa con 1. I mesi dell'anno. In gennaio, in marzo. La primavera finisce in giugno. 2. Le stagioni dell'anno. In autunno, in primavera. In estate fa molto caldo. 3. Espressioni di tempo. In anticipo, in ritardo, in tempo. Come sempre sono arrivato in anticipo. 4. Tempo determinato. In 2 giorni, in un anno. Ho preparato la pasta in 10 minuti. Da. Si usa con alcune espressioni di tempo. Indica l'inizio di un'azione che continua nel presente. Da marzo, da sabato, da 2 giorni, da 3 mesi. Studio italiano da 3 anni. Con i verbi andare e venire più infinito si usa la preposizione a. Stasera vado a mangiare una pizza. Vengo a conoscere i tuoi genitori. Con il verbo partire più la città non si usa a, si usa per. Domani partiamo per Venezia. Con i mezzi di trasporto si usa la preposizione in. In bici, in treno, in macchina, in moto, in aereo. Vado a Bologna in treno. Eccezione. A piedi, a cavallo. Vado a scuola a piedi. Ora proviamo insieme. A, in, da, esercizi. Bergamo, città. Lombardia, regione. Italia, paese. Europa, continente. Vivo a Bergamo, in Lombardia, in Italia, in Europa. 2. Cena, pasto del giorno. Lidia, nome proprio. Questa sera vado a cena da Lidia. 3. Dicembre, mese. È partito, verbo partire. Milano, città. A dicembre, Antonio è partito per Milano. 4. Centro, lista di parole. Piedi, eccezione. Macchina, mezzo di trasporto. Come andiamo in centro? A piedi o in macchina? 5. Montagna, lista di parole. 5 anni, inizio dell'azione. Vivo in montagna da 5 anni. 6. Vieni. Verbo venire indica provenienza. Da quale paese vieni? 7. Estate, stagione. Scuola, lista di parole. In estate i bambini non vanno a scuola. 8. Una, scuola. Articolo indeterminativo. Lavorano in una scuola. 9. Mangiare, andare più infinito. Mia nonna, nome di famiglia. Domenica vado a mangiare da mia nonna. Se ti è piaciuto questo video, metti un like ed iscriviti al mio canale, La Lidia Online, per non perderti i prossimi video. Ciao!